130 chili, quelli da regina. 130 chili, splendida regina. Buonasera! Allora, vado un po' di fretta perché sono qui nel mio bar, quindi se dovesse entrare qualcuno dovrei stoppare il video, quindi evitiamolo e vado velocemente. Andiamo subito alla pesa. Oh, 126,8! Chi ha visto la mia stories di ieri ha visto che mi sono pesata e praticamente pesavo uguale a martedì scorso. Al che allora ho detto, visto che avevo fatto un video terribile della pesa, che mi ero svegliata troppo presto ed ero rinco, allora ho detto, ma a questo punto facciamolo domani, che è martedì, così passano 7 giorni esatti e magari ci sta anche che perdo qualche etto. Ed è successo, ho perso 100 grammi! È un successo, assolutamente un successo. Ma comunque andiamo noi e vi spiego un po'. Questa settimana è stata un po' difficoltosa perché credo di essere una settimana premestruale, quindi mi sarei mangiata l'infinito. L'infinito e oltre. Questo mondo e anche quell'altro. Credo di essere una settimana premestruale, o magari avevo solo semplicemente fame. Allora, ho fatto diversi sgarri. Una mattina ho pubblicato una stories che mi ero mangiata 3 brioche. 3 brioche. Erano avanzate, mi dispiaceva buttarle e me le sono pappate. Erano vuote, almeno quello, almeno quello. Venerdì sera abbiamo tirato un po' tardi qui al lavoro e ci sono venuti gli attacchi di fame. Ci siamo preparati dei toast belli pesanti e anche belli grandi, erano praticamente 3 toast in uno. Sabato sera avevo un compleanno da animare musicalmente parlando e anche lì ci ho dato dentro, quindi non sono stata bravissima questa settimana, però è andata comunque bene. Sta diventando meno difficoltoso seguire la dieta perché tutti gli altri giorni sono stata brava. La verità è che non avevo voglia di mettermi a dieta, ma devo farlo perché mi serve stare a dieta. Ma mi rendo conto che sto migliorando giorno dopo giorno e mi rendo conto che mi risulta meno difficile seguire la dieta. Quindi teniamo botta e spronatemi a spronarvi. A settimana prossima. Ciao!